Tra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 23 ottobre 2011. Oggi la Tunisia ha scritto una pagina della propria storia. Oggi la rivoluzione ha compiuto un passo in più verso il suo completamento. Le elezioni ci sono state elezioni di massa, sono state, per quello che abbiamo potuto constatare, elezioni regolari, corrette. Eravamo lì questa mattina alle 6 con la commissione elettorale, alle 7 si sono aperti i cancelli e già all'apertura c'era una lunga fila ordinata di persone che aspettava di votare. Viene in mente il 2 giugno 1946, quando anche il nostro paese si è ripreso in mano la propria storia, ha deciso tra Repubblica e Monarchia e ha eletto l'Assemblea Costituente. Chissà, probabilmente anche il governo tunisino deciderà di dichiarare il 23 ottobre giornata di festa nazionale, perché davvero è stata una festa popolare. Sono venuti proprio tutti a riprendersi in mano la propria storia. Abbiamo visto tanti uomini quante donne, tanti giovani quanti anziani, tante persone vestite in maniera più occidentale, quante persone in abiti tradizionali. Tutte molto emozionate che ci dicevano: questa per noi è la prima volta, scusate, ma questa per noi è la prima volta, perché c'erano delle ingenuità a volte, persone che uscivano dalla cabina elettorale con la scheda elettorale ancora aperta e allora il commissario diceva loro di chiuderla, di piegarla e poi verso di noi sorridendo: scusate, ma per noi questa è proprio la prima volta. Viene in mente anche Norberto Bobbio con la sua riflessione sulle promesse non mantenute dalla democrazia. Ecco, il popolo tunisino che si è ripreso in mano la sua storia e che oggi ha votato in massa e ha votato regolarmente, ha avuto fiducia nella democrazia, ha avuto fiducia nella politica, spera che la democrazia e la politica portino quel cambiamento, quella giustizia sociale e quel lavoro di cui abbiamo già parlato. Norberto Bobbio ci mise in guardia sulle promesse che la democrazia non mantiene. Speriamo davvero che il popolo tunisino riesca a mantenersene il più possibile di queste promesse. E poi noi siamo contenti perché nessuno ha rovinato la festa, perché questa festa democratica non è stata sequestrata dalla violenza, perché i malintenzionati che volevano far saltare il banco non sono riusciti a compiere le loro intenzioni e un po' di questo risultato è anche merito nostro, dei tanti volontari, dei tanti osservatori internazionali che hanno messo la propria vita dentro i seggi, con ciò allontanando la possibilità che i malintenzionati facessero saltare tutto. La violenza non ha sequestrato la democrazia ha fatto il suo corso, la Tunisia ha fatto un pezzo di storia. Tra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 Tra 5 minuti comincia la rivoluzione.